Magistrato, deputato per 29 anni, mi pare, presidente della Commissione Antimafia, presidente della Camera, personaggio molto amato e anche molto odiato, molto stimato e anche vilipeso. Ho detto già troppo? Lei come si definirebbe? Oh, più o meno così, un vecchio signore, direi. Un vecchio signore nel senso che lei fa parte della storia d'Italia, la Insomma, il rappresenta e la incarna in molte pezzettino. sue sfaccettature. Perché ho detto amato e odiato? Perché per alcuni lei era il capo del partito dei giudici, no? Una delle cosiddette toghe rosse. E, per altri invece un collaborazionista col nemico, se si può dire così, cioè con il centrodestra. Ma è cambiato lei o no? Ma io ho cercato di stare sempre sul terreno di quella che ho ritenuto essere la verità. E la verità non è mai. La verità è la verità, sono i dati di fatto. I dati di fatto possono cambiare. Mi è sembrato giusto denunciare i difetti della giustizia, della magistratura, della politica quando c'erano e difendere magistratura, giustizia e politica quando era giusto difendere e quando c'era da difendere. Naturalmente chi ha visioni solamente ideologiche, prescinde dalla verità, apprezza solo una linea, perché se tu hai criticato una volta devi criticare sempre, se hai elogiato una volta devi elogiare sempre, questo è sbagliato. Già mi fermerei come su un'autostrada sulla verità, ma ce la teniamo per la fine. Invece mi interessa ricordare che, altro che opportunista e prudente, insomma, lei ha passato anni in cui non è stato prudente per niente, ha rischiato anche molto. Per esempio, vogliamo dire qualcosa sugli anni del terrorismo e anche sulle minacce delle BR? Vabbè, è capitato a tanti magistrati essere Sì, erano anni minacciati, duri. anni duri, si moriva o si era vivi per caso. A me è capitato di essere vivo, ad altri è capitato di essere stati uccisi. Una volta si inceppò l'arma, un'altra volta era con mio figlio che era un bambino allora e quindi allora le BR non spararono. Altre volte per caso me la sono cavata, insomma, era un po' una roulette. Quegli anni come hanno segnato anche la sua storia, la sua vita personale? Lei era un abituato comunque alle durezze, è nato in un campo di concentramenti in Etiopia, io questo me l'ero totalmente dimenticato, ce l'avevo rimosso dalla coscienza. E vogliamo ricordare perché? Ma mio padre era antifascista, non iscritto al partito fascista, era un giornalista e non poteva lavorare in Italia naturalmente. Andò a fare il contadino in Etiopia con mia madre e quando erano gli inglesi misero tutti gli italiani in campo di concentramento, sia i fascisti che gli antifascisti. E lì nacqui io. Suo padre però era comunista, se non erro, lei si è iscritto al PC fin da giovane, quindi in questa appartenenza politica le Brigate Rosse hanno tracciato un solco profondo che ha lasciato delle ferite anche nell'ideologia, anche nella No, cultura. guardi, la preoccupazione, se mi permette un passaggio, la preoccupazione maggiore non riguardava me, riguardava i figli. Mia moglie e io sono stati molto attenti a evitare che la loro vita fosse, come dire, rovesciata da scorte, minacce, rischi e pericoli. Quindi sono stati molto attenti a evitare questo. Forse ci siamo riusciti, soprattutto per merito di mia moglie più che mio. Magistrato anche sua Sì, sì. moglie. Cioè, Siamo stati la prima coppia di magistrati in Italia, infatti non sapevamo dove metterci, perché non era previsto l'ordinamento giudiziario. e dove vi hanno messi? Tutte A Torino? e due? Sì, è perché ci voleva una grande città e pensavamo a Torino perché a me piaceva particolarmente anche Giulia, quindi. Chissà questi ragazzi, una famiglia rigorosissima. Abbastanza. Abbastanza, eh? Abbastanza. Senta. Voglio dire, dal punto di vista ideologico, torno alla questione che diceva lei. Capitava a volte che qualche capo degli uffici giudiziari ci diceva: ma è bene che le BR le sentite voi, che voi li capite. Intendeva dire che c'era, come dire, una matrice teorica uguale, in realtà non era vero. Beh, però qualcuno del PCI parlava di compagni che sbagliavano. Beh, non era del PC, era manifesto, era Rossano Alessandra. E molti hanno pagato per questo, molti anche il Partito Comunista hanno pagato, però è vero che nelle contrapposizioni di qua o di là i rossi stavano tutti da una parte, i neri stavano tutti dall'altra senza calcolare le differenze, no? Sono stati anni che sono finiti o hanno lasciato degli strascichi ancora No, nel quegli anni, modo guardi, di intendere la politica? quegli anni ne sono finiti e sono stati una grande prova di forza del paese. Devo dire che quelli sono stati i momenti in cui il paese è stato unito,
in cui prima che nei tribunali il terrorismo è stato sconfitto nelle strade, nelle piazze, nelle città. Un'altra battaglia che l'ha vista protagonista è quella contro la mafia, e al di là dei simbolismi e della retorica. Insomma, lei è stato quello che ha raccolto le rivelazioni di Tommaso Buscetta, che è stata scoperchiato quell'immondezzaio delle collusioni tra mafia e politica. Mafia politica, impresa, mafia società, direi. Tutto. Società vuol dire anche persone, società civile, individui. Società civile vuol dire imprenditoria, vuol dire pubblica amministrazione, vuol dire politica. Cioè, la mafia è stato un fenomeno in alcune regioni italiane, soprattutto un fenomeno che ha abbracciato tutto quello che c'era da abbracciare. E oggi non abbraccia più? Oggi è diventato un fenomeno molto più complesso rispetto al passato, nel senso che i suoi uomini sono dentro le istituzioni, ma sono suoi uomini, non alleati, sono uomini della mafia, nelle amministrazioni, nella burocrazia, nell'impresa, capisce, quindi è più complicato. Si è globalizzata anche la criminalità. Direi che si è evoluta, quelli che facevano i figli dei contadini sono laureati, i figli dei mafiosi sono laureati, alcuni continuano a fare i misteri dei padri, ma con una laurea appesa al muro. Vanno a studiare in America e poi tornano. Ma anche in Italia, se sono studiati in America, sì. Abbiamo delle ottime università anche in Italia. Insomma, vanno via tutti dall'Italia, dalle nostre università. Ma non per l'università, dopo l'università vanno via. Infatti l'università è dopo il problema del posto di lavoro. I suoi figli hanno studiato qui e sono rimasti qui? Mio figlio è studiato qui, poi adesso insegna, è un economista, insegna alla New York University ed è andato negli Stati Uniti, è stato chiamato lì, è andato lì. L'altra fa l'avvocato a Torino. Quindi sono tre? Due. No, sono tre in famiglia che si occupano di giustizia. Sì, sì, sì. È proprio una tara. Mia figlia non ha voluto fare il giudice, questo mi ha preoccupato un po', perché non so chi lasciare i miei libri. Lei è stato all'università a Bari come giovane assistente di Aldo Moro. Come lo ricorda Moro? Cortesissimo con noi, pedagogo, sprezzante nei confronti dei colleghi politici. Sprezzante? Eppure è stato un abilissimo mediatore, lo ricordano tutti. Come... Sono due concetti diversi. Beh, in genere essere sprezzanti... Cioè non apprezzava, era molto duro nei confronti dei suoi colleghi. Per quanto era disponibile, aperto al dialogo, attento noi giovani, era molto attento. Quindi era un maestro? Lo ricorda così? Sì. Ricordo una delle lezioni che ricordo con maggior... con maggior cura, devo dire. Avevamo fatto delle dispense di sue lezioni un po' difficili, che si vendevano molto facilmente, tanto che compriamo la macchina io e il collega che avevamo fatto queste dispense. Lui una volta poi mi chiamò e mi disse: lei sa che io non prendo diritti sui miei libri, però l'editore dice che questi libri non li compra nessuno, che compriamo le dispense che avevamo fatto noi. E io capii, dissi: sì, sa, professore, avevo bisogno della macchina. Abbiamo fatto una sintesi, e lezioni un po' difficili, metà erano in tedesco, quindi. E lui mi disse: no, non è questo il problema, però si ricordi la differenza che passa tra sintetizzare e banalizzare. Chi sintetizza toglie il superfluo, chi banalizza toglie l'essenziale. Voleva dire che avevamo banalizzato. Ah, quindi era un giudizio pesantissimo. Sì, beh, era un personaggio. Era puntuto. Sì, sì, era un personaggio. Particolarmente. Sì. Lei perché ha fatto giurisprudenza? Ma perché si chiudeva in 4 anni. Volevo sbrigarmi, uscire, essere autonomo. È molto bella questa schiettezza, quindi non aveva altissimi ideali della giustizia, no? No, volevo... Poi, tanto la giurisprudenza apriva tante possibilità. Ma allora le chiedo perché magistrato? Era una delle più difficili delle strade. Ma io cominciai come assistente universitario, feci il concorso per assistente ordinario, lo vinsi, poi insieme feci anche il concorso di magistratura, vissi anche quello e optai per la magistratura. Cosa voleva dire entrare in magistratura nel... E dunque, sono entrato nel 1966, a 25 anni. Sì. Giovanissimo. Che cosa voleva dire? Con che speranze, con che paure, con che ideali? No, paure no. Non ho avuto paura. Speranze di far bene, soprattutto di ricostruire il sistema attraverso la decisione,
di individuare i pezzi del sistema da mettere insieme e ricostruirlo nella decisione. Pensa ci è riuscito in parte? Non sempre, ma alcune volte sì. È veramente sempre stato segno di contraddizione. In tutte le pagine importanti, già qualcuno l'abbiamo ricordata, ma se io dico Andreotti, anche in questa vicenda il suo nome ha pesato molto. Sì, credo un po' sproposito, perché in realtà si dice che da Presidente della Commissione Antimafia avrei indicato Andreotti come responsabile per Sommale, perché l'avviso di Andreotti arrivò prima che io cominciassi addirittura. L'avviso, si parlò di Andreotti nel processo penale di Palermo, ancora prima che io fossi Presidente della Commissione Antimafia. Quindi nella relazione approvata alla quasi unanimità, soltanto con due voti, uno contrario e uno astenuto, se non ricordo male, l'unica frase nei confronti del senatore Andreotti era: sono noti i rapporti tra Andreotti, il senatore Andreotti e Salvo Lima, sulle responsabilità politiche del senatore Andreotti giudicherà il Parlamento. Che cos'è la giustizia, Presidente? C'è una giustizia con la G maiuscola? Stai per dire non su questa terra, insomma, andiamo su un altro pianeta. No, stiamo su due pianeti. La giustizia punisce ma non risana. È la politica e l'umanità che devono risanare. Non si può delegare il compito di risanamento alla giustizia, questo è un errore gravissimo. La giustizia assoluta non esiste? No, esiste sia buona o cattiva. Io su di assoluti ho sempre molta prudenza. Questi giustizialisti che ce l'hanno tanto con lei, quelli di adesso, che dicono di essere suoi figli spirituali, peraltro in un tempo che fu, sono di destra o di sinistra? Non lo so, credo che siano soprattutto subalterni a un'ideologia, cioè non guardano la realtà. Io dico che se il mio avversario ha ragione, devo dirgli che ha ragione. Se devo difendere i diritti di qualcuno, lo difendo anche se quello è un avversario. E i cosiddetti giustizialisti questa cosa non la capiscono. Mi dispiace per loro. Perché sono molto arrabbiati, in questo senso le dispiace non per so, loro? Ma credo che siano... cos'è l'ideologia? È schiacciare la realtà sotto il peso di un convincimento e non guardare la realtà e trarre dalla realtà un convincimento. Lei ha dedicato un libro ai magistrati, questo è proprio il titolo del libro, e nella copertina del libro c'è una frase di Francesco Bacone: i giudici devono essere leoni ma sotto il trono. Ma leoni sotto il trono, sì. Bacone... Cioè soggetti all'autorità politica? No, Bacone finì male tra l'altro, finì imputato per corruzione poi e fu condannato. No, quella è per dire quanto lontano nel tempo è la tensione, lontana nel tempo la tensione tra giustizia e politica. Quella frase mi è servita, piacque poi l'editore soprattutto, perché la copertina, come lei sa, la fa l'editore e non la fa l'autore. E quella frase... Beh, poneva un tema importante. Sì, servì a segnare questo rapporto. È il tema del dibattito che c'è in questo paese tra i due poteri più grandi dello Stato negli ultimi 30 anni. Ma non solo in Italia, c'è anche in Francia, c'è anche in Germania, c'è negli Stati Uniti la polemica contro la Corte Suprema che recentemente ha fatto Obama, cioè in tutti i paesi sta venendo un po' al pettine il nodo del conflitto. Salto ovviamente di palo in frasca perché, ripeto, ci vorrebbero 3 ore per parlare di tutto quello che mi interessa con lei. I magistrati possono entrare in politica? Io penso che appunto, sì. Solo che non devono entrare. Ma tuttora lei lo pensa? Solo che non devono entrare poi in magistratura dopo. Io mi sono dimesso. Sono entrato in politica, ho fatto il concorso per professore ordinario, l'ho vinto e mi sono dimesso. Ricordo il suo storico discorso alla Camera quando divenne Presidente, anche qui dibattutissimo e criticatissimo o amatissimo, appello alla riconciliazione, con quella citazione scusi la riconciliazione, ci siamo riconciliati da tempo. No? Lei dice? Sì, lo dissi allora anche, non è una ci siamo riconciliati, il problema è un altro, il problema è capire le ragioni del nemico. Infatti parlò dichiaratamente di ragazzi di Salò. Per le quali disse ragazzi. Al suo partito venne l'itterizia, lo sa, no? Ragazzi, soprattutto ragazze, moltissime, quando tutto era perduto, si schierano dalla parte della tirannide e non dalla parte della libertà. Capire perché è importante. Non per giustificare, ma per capire. Perché era necessario rompere questo silenzio anche, questa umiltà? Dico una cosa, un fratello di mio padre, che era nella resistenza, è finito a Mauthausen, ucciso lì. E a casa, per cui, insomma, ci colava una fotografia, che ricordo, di un caro bestiame che portava
i prigionieri nei campi o in Polonia, in Germania, non so, sorvegliato da un giovane italiano armato della Repubblica Sociale. E da ragazzo mi sono chiesto, ma questo qui, non, possibile che non capiva che lì c'erano suoi connazionali e che lui stava obbedendo all'ordine di uno straniero? E allora mi sono chiesto per molto tempo qual era la ragione per la quale tu stavi da quella parte e non stavi dall'altra. E ho cercato di porre questa questione in quel discorso, ritenendo che quello è uno dei punti che ci può aiutare a superare una divisività che tante volte sembra difficilmente recuperabile, difficilmente, come dire, spostabile sul terreno dell'unità, della comunità nazionale. Per fare comunità le contrapposizioni ci sono, qualche volta servono, sì, anche il conflitto serve. Il conflitto delle idee serve. Lei ha cercato di ricomporre, di cercare un'unità ed è considerato il principale fautore dei ponti di collegamento tra PD e PDL. Ora non so se questo possa fare piacere o dispiacere, ma quello che lei ha cercato di fare lo stanno facendo, cioè il fenomeno Renzi è un po' questo, o no? Su un terreno diverso, un terreno molto più politico, Renzi naturalmente, fa Presidente del Consiglio, segretario del maggior partito italiano. Vede, questa storia della ricucitura è un po' strana, perché se il mio avversario ha ragione, perché non devo dirgli che ha ragione? Divento molto più credibile quando poi so stare a torto, dimostrando che ha torto. E quello che io non condivido, non capisco, non apprezzo, è l'idea che se l'avversario deve essere un nemico, contro il nemico va distrutto. Questa non è democrazia. È sempre stato così? No, non sempre. Guardi, nei primi anni della vita della Repubblica non è stato così. Gli scontri erano duri, ma c'era rispetto. Togliatti e De Gasperi hanno, sì, saputo mettersi insieme. Hanno saputo insieme, contestandosi reciprocamente, ma stando insieme. Nel discorso del suo insediamento, il neopresidente Mattarella ha recuperato questa voglia di comunità. Sì. Lei lo conosce? Sì, lo conosco abbastanza bene dall'80, da quando fu ucciso il fratello. Beh, sono stati percorsi tangenti vostri in qualche modo. Intanto si sono incrociati, sì. Si sono incrociati in qualche maniera. È tollerabile la predicata superiorità morale della sinistra a proposito di nemici? No, è una sciocchezza. Cioè, è una sciocchezza nel senso che una superiorità, come dire, precostituita di una parte sull'altra non esiste, è una sciocchezza. C'è in realtà a sinistra, c'è un'idea di una separatezza dalla società in un pezzo della sinistra. Io sono diverso dagli altri e quindi sono superiore agli altri. Sono meglio. È un pezzo della sinistra, non tutta per fortuna, che ha questa idea aristocratica, quello che io chiamo la gauche Kashmir, la sinistra col Kashmir, che non ha niente a che fare con le grandi tradizioni popolari della sinistra. Popolari, esatto. Lettera ai giovani sulla Costituzione, un altro suo titolo. Tra l'altro lei è uno dei grandi saggi nominati dal presidente Napolitano per le riforme della Costituzione, che non è un totem, giusto? Non è un totem, ma va rispettata lo stesso. Si può anche modificare, secondo lei? Assolutamente. È giusto il percorso delle riforme che è stato intrapreso? Vediamo come va a finire, è ancora in corso. È un po' scettico? No, non sono preoccupato, scettico. Preoccupato di toccare cosa, il buono? Giudico la cosa finita, non la cosa quando è in corso. Ok. Il dovere di avere i doveri è il suo ultimo libro, pubblicato da Einaudi. In realtà quel libro è un po', sì, è un po', diciamo, fuori corrente, è un po' polemico nei confronti di questa… È una vocazione la sua? Sì, non... sì, forse sì. Quello è il bastian contrario, diciamo. No, bastian contrario no, ma me lo posso sua permettere. Città d'elezione. Credo che potremmo permettere, arrivato a una certa età posso permetterlo. E anche se me lo sono permesso anche prima. Appunto, sì. No, il punto è questo, che l'idea che ogni desiderio diventa una pretesa, ogni pretesa diventa un diritto, è un processo che sfascia la comunità nazionale e sfascia le relazioni di solidarietà. E ho visto circolare molto questo tipo di idea e teorizzarla dentro una posizione che è quella della politica dei diritti, che sostanzialmente è sostenuta da moltissimi autorevoli costituzionalisti italiani e stranieri, per cui tutto si misura sul piano dei diritti. E io dico che se non ci sono i doveri, non ci sono neanche i diritti. Ci sono poi dei diritti prevalenti? Certamente. Secondo poi, lei? Non ci sono i diritti assoluti, poi volta per volta un diritto può prevalere su un altro. Neanche il diritto alla vita è assoluto? Ma guardi, ero presente… Alla libertà? Presente, beh, non si va in prigione.
Vede, volevo dire questo. Discutevo l'altro giorno in università del mio libro e un collega insegnante, docente, mi ha detto però il diritto a non essere torturato è un diritto assoluto. E gli ho ricordato un caso in Israele in cui una persona arrestata aveva messo delle bombe in un certo posto e i servizi israeliani chiesero l'autorizzazione alla Corte Suprema a usare violenza nei confronti di questa persona per poter acquisire la notizia dove erano state messe le bombe, per salvare la vita, non so di quante decine, centinaia di persone. E sono scelte tragiche. Abbiamo dovuto ragionare molto sull'equilibrio dei diritti anche dopo i fatti di Parigi. Sì. Il diritto alla libertà di espressione è sacrosanto, ma anche la libertà di religione è un diritto. Beh, io credo che lì c'è un problema che non è più morale e politico che giuridico. Nel senso, quando io so che c'è qualcuno che si ritiene particolarmente offeso da quello che io faccio e può per questo uccidere, devo continuare a farlo? Cioè quei 4, 5, 6, 7 morti che ci sono stati, è una domanda che mi devo fare. Posso fare tutto quello che posso fare oppure a un certo punto devo fermarmi perché le conseguenze di quello che faccio possono essere più gravi del senso stesso di quello che faccio. E nuocere anche ad altri. Lei si definisce credente e non praticante. Io l'ho ascoltata e l'ho vista dialogare con grandi uomini di spirito, di spiritualità cristiana, e teologi, cardinali o semplicemente sacerdoti impegnati nella realtà. L'incontro con il mondo cattolico ha reso più importante il peso della parola misericordia nella sua concezione della giustizia? Ma innanzitutto questo incontro c'è sempre stato, insomma, si è sempre intrecciata la mia vita con questo, anche perché pur non sentendomi cattolico ho grande rispetto per il pensiero cattolico e curiosità di capire. Allora, credente in che senso? Nel senso che penso che l'orizzonte della vita non si chiude qui, che va oltre quello che vediamo. Quindi una verità con la V maiuscola c'è? Sì, penso di sì. Solo, come dire, non c'è una religione in cui mettere dentro questa cosa, come dico scherzando, sono un credente in cerca di religione. Non è che in quanto europeo, in quanto italiano, comunque una parte di essere naturali per cristiani c'è? Ma cristiano è una cosa, cattolico è un'altra, sono cose diverse. Cristiano mi direi, cattolico no. Lei ha scritto un libro in versi dedicato al Qohelet, sì, che è un libro d'Antico Testamento e si sottotitolava Dialogo tra gli uomini e Dio, ed era una riflessione sul male, no? Sì. Da dove viene il male? Se era con Dio o è venuto dopo, perché chiaramente, o c'era prima, anzi, perché Dio non può aver creato, sì, il male. La tesi di fondo di quella, cioè una cosa alla quale io penso, che il senso della nostra vita è aiutare Dio a combattere il male. Se la partita fosse già risolta non avrebbe senso vivere. E Dio non avrebbe anche creato gli uomini? Che... Non avrebbe senso, credo che la partita tra Dio, scusi, parliamo di cose complicate in modo leggero e chiedo scusa, ma anche perché il primo comandamento dice di nominare i nomi di Dio in vano. Quindi... Ma forse non è in vano, perché queste sono le cose più importanti della vita, o no? Comunque dicevo, il conflitto tra Dio e il male può non essere risolto e quindi il senso della vita di noi uomini, donne, persone, insomma, di noi esseri umani, è quello di aiutare nella lotta contro il male. Lei ha parlato di essere cristiani, Gesù Cristo ha risolto la lotta tra Dio e il male. Beh, se l'avesse risolta non saremmo qui a parlarne. L'ha risolta nel senso che l'ha vinto. Ha testimoniato una possibile soluzione. Ma l'ha vinto. Tanto che il male è continuato ad andare avanti. Ma lei parlava della libertà ed è un uomo di giustizia, la libertà è anche quella di fare il male degli uomini, no? Sì, e anche quella di ribellarsi al male e combatterlo. Certo. Davanti al male grandissimo del mondo, davanti alle guerre, alla violenza cieca di cui siamo testimoni, domina la paura, come la si vince? No, non so se la paura è... Io considero la paura un sentimento sbagliato, se mi è permesso di dirlo. Qualche volta è difficile da dominare per me. Sì, non dico che non c'è, poi c'è, anche... però non è un parametro in base al quale tu... scegli un comportamento oppure l'altro. La paura è sempre un pessimo consigliere. La prudenza è un'altra cosa, ma la paura è un pessimo consigliere. Non credo che sia la paura il terreno col
il sentimento col quale reagire a quello che ci sta accanto. Occorre molta razionalità, molta prudenza, molto sforzo di capire. Un pizzico di speranza. Di fiducia, sì, sì. Fiducia. Fiducia. Chi è che testimonia la fiducia oggi? Chi è che le ha dato speranza o ha testimoniato speranza? Ma per esempio io ho trovato, a parte persone non note, insomma, che io considero maestri, in Ratzinger ho visto un uomo capace di farti capire molte cose. Penso le sue posizioni, il suo discorso al Bundestag, altre prese di posizione assunte durante il suo pontificato, il coraggio delle dimissioni. Credo che sia una figura sulla quale bisognerebbe riflettere di più. Gli ultimi mesi sono stati pesanti per lei, questa battaglia estenuante per la Corte Costituzionale, 20 votazioni, poi la sua rinuncia. Quanto pesa e come si va avanti davanti anche alle ferite che la vita ti dà? Ma quello fa parte della logica della politica, non è che i candidati devono essere tutti quanti eletti, no? Lo so, però uno può rimanere deluso, può rimanere così tradito dagli amici, oppure insomma come si regge davanti alle sconfitte grandi o piccole della vita? O forse non sono queste le sconfitte? Oh, è certamente una sconfitta, ci mancherebbe altro. Ma quando affronti una gara puoi vincere o perdere, no? Non è che la affronti perché la vinci. È una competizione, la puoi vincere o puoi perdere. Sembra tutto molto semplice. No, e come dire? Lei si sente molto equilibrato e sapiente? Sapiente no, equilibrato penso di esserlo. E come mai? Da dove nasce l'equilibrio? Uno dove, come se lo dà? La vecchiaia forse, non so. No, uno come se lo dà? Da dove viene? Io credo che venga anche dal dato che dallo sforzarsi di capire le cose come stanno, non reagire emotivamente, non reagire irragionevolmente, non pretendere da te più di quello che tu stesso puoi dare, non pretendere dall'altro quello che l'altro può dare, mostrarsi disponibile a costruire legami. Quindi apertura e umiltà. Sì, sì, sì. E anche rigore. E rigore. Se lei dovesse scegliersi una colonna sonora su cui ci salutiamo, una musica dell'anima ce l'ha? Ma una musica dell'anima forse... Più d'una? Più d'una? Sì, forse più d'una naturalmente. Ma io sono Bach e Mozart, quindi scelga lei. Grazie Presidente. Grazie a lei. Grazie mille.